Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi, mercoledì 3 luglio, è stato rilasciato un nuovo evento all'interno del gioco che viene appunto presentato all'interno delle sezioni news. Nuovo evento che consiste nel Battle Ranking Crime Scene Grudge Match. Questo è il titolo completo dell'evento. E poi abbiamo anche ieri, ovviamente, ricevuto l'aggiornamento di una nuova campagna all'interno del gioco, che sono i 300 giorni dal rilascio ufficiale. Quindi siamo vicinissimi all'anniversario, manca veramente pochissimo. Appunto mancano due mesetti all'anniversario, perché appunto l'anniversario si festeggerà a settembre, quindi abbiamo agosto e poi successivamente settembre con la chiusura di, anzi più che altro abbiamo luglio e agosto con questi 60 giorni, perché poi a settembre per l'appunto abbiamo l'anniversario di gioco, quindi avremo sicuramente la possibilità di ricevere qualcosa di bello sostanzioso. Quindi il gioco ci prepara a questo anniversario, come? Ovviamente con la campagna dei 300 giorni dal rilascio. Infatti, in che cosa consisterà questa campagna? Consiste nel ottenere durante 17 giorni di login dei box che avranno comunque delle sorprese al loro interno: weapon parts, gemme, tutto quello che è possibile, così come le box di ricompense che abbiamo ottenuto durante il crossover di Monster Hunter, che ahimè è terminato. Successivamente avremo anche delle missioni da completare all'interno del gioco per ricevere ticket diciamo di banner in generale, e ticket specifici dei vari personaggi. Quindi andatevi a leggere le missioni e poi andatevi a riscattare i ticket. Successivamente avremo tutti i personaggi che per un periodo di tempo guadagneranno il 300% di esperienza in più durante questo periodo che va dall'1 luglio fino al 17 luglio, quindi che tecnicamente per noi sarebbe il 2 luglio di mattina, quindi alle 4 del mattino, fino al 18 luglio alle 4 del mattino. Quindi approfittatene, se avete personaggi da portare su, fatelo adesso oppure aspettate la prossima campagna. Ci sono anche dei pacchi speciali inseriti all'interno dello shop, come sempre, ovviamente. E poi abbiamo anche l'aggiunta di un nuovo banner, che questo secondo me è un banner molto conveniente, perché con 300 gemme avrete la possibilità di fare una multi con 300 gemme rosse con una 5 stelle garantita. E il pacchetto con 1200 gemme all'interno del gioco costa soltanto 7 euro. Quindi se avete soldi da investire ovviamente all'interno del vostro account, questa è un'ottima occasione, perché comunque avrete la possibilità di fare 3 multi, quindi ovviamente sarebbero 900 gemme rosse, e le altre 300 gemme rosse le spendete per comprarvi un ticket garantito 5 stelle. Così avete praticamente 4 5 stelle garantite ad un prezzo anche piuttosto irrisorio. È vero che per molti spendere soldi nei gacha equivale a una perdita di tempo e a una perdita di soldi, però in questo caso, se dobbiamo parlare di termini proprio specifici, in questo caso spreco non è, perché abbiamo le garantite, abbiamo le armi 5 stelle garantite, quindi non stiamo buttando le nostre risorse. Però ovviamente rispetto coloro che non spendono soldi nei gacha, coloro che tendono a rimanere il più free to play possibile, ma il mio compito qui è quello anche di aggiornarvi, ed è anche quello di dirvi quello che penso su alcune offerte più o meno discutibili presenti all'interno del gioco. Detto ciò, avremo praticamente 3 round soltanto, che con 300 gemme rosse avremo una o più 5 stelle garantite all'interno di questi banner, e saranno presenti all'interno ovviamente del banner tutte le armi rilasciate fino a questo momento, tranne ovviamente le armi crossover, le armi limit break e le armi nuove che abbiamo avuto di Sephiroth, eccetera eccetera. Quindi ovviamente queste non saranno incluse in questo banner. Mentre invece per quanto riguarda il battle ranking, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che ovviamente sappiamo già come funziona il tutto. Dobbiamo selezionare i bonus e i malus che i nostri avversari e noi come team subiremo durante il combattimento, e poi dovremo riuscire a completare lo stage nel miglior modo possibile. Che cosa si intende nel miglior modo possibile? Ovvero
identificare tre bonus in particolare che permetteranno di scaturire il nostro punteggio, ovvero il danno maggiore provocato con una singola hit, i danni subiti durante tutto il combattimento e la velocità di esecuzione dello stesso. Quindi più siamo veloci e meglio sarà, ok? E in più dovete anche considerare i danni subiti e ovviamente considerare anche il maggior numero di danni effettuato con un solo colpo. Le summon ovviamente vengono incluse per il colpo singolo, quindi ve lo dico, se avete modo di caricare le summon ancora prima di tutto, buon per voi. Ovviamente esiste anche lo stage bonus, perché i punteggi saranno ovviamente identificati in classifiche, classifiche che però saranno globali in generale e ovviamente classifiche di gironi, un po' come i ranking dungeon. Il punteggio il punteggio della classifica del vostro girone sarà dato dal vostro high score più alto, quindi ci saranno due livelli in questo caso e dove effettuerete un punteggio più alto verrete in un qualche modo segnati all'interno della classifica, mentre invece le ricompense globali o comunque la classifica globale, le ricompense globali servono soltanto a farvi accumulare più punti possibile. Più punti accumulerete durante l'evento e più ricompense otterrete fino al cap, che dovrebbe essere, ripeto, al solito sempre 2 milioni e mezzo, anche se nello scorso battle ranking era di più, quindi potrebbero aver aumentato forse un pochettino la soglia, dato che i punteggi da fare adesso sono molto più alti, quindi potrebbero essere anche 3 milioni e mezzo, non mi ricordo quando era lo scorso, io mi ricordo 2 milioni e mezzo il primissimo ranking dungeon, ma c'era anche meno possibilità di fare punti, quindi forse secondo me hanno bilanciato un po' la situazione. E infatti, come potete vedere, avremo delle ricompense in base al completamento degli stage, che saranno delle ricompense fisse ricevute soltanto la prima volta al completamento dello stage. Successivamente avremo le ricompense dai punti accumulati all'interno dell'evento e poi avremo ovviamente le ricompense che qua ovviamente ci saranno queste qui. Avremo anche delle ricompense in generale per il punteggio più alto, quindi bisogna puntare sempre al punteggio più alto. Chi abbiamo come avversari in questo battle ranking? Il primo è il Yellow Watermelon Thornberry, boss che abbiamo avuto praticamente l'estate scorsa, quindi il primo, diciamo, durante questo primo anno di Ever Crisis, è stato uno dei primi boss che abbiamo affrontato nel primo evento estivo addirittura, quindi ritorna il Yellow Thornberry, debole all'acqua, quindi ovviamente bisogna costruire dei team efficaci con l'elemento dell'acqua. E i consigli che ci vengono forniti per questo boss sono che bisogna attaccarlo prima che possa caricare il suo concentration e ovviamente, dato, in questo caso ci viene suggerito che data la sua difesa magica di default è molto alta, sono molto consigliati i personaggi di tipo fisico. Quindi chi possiede Glenn, chi possiede Sephiroth, Zac, anche Cloud ha comunque la possibilità di potersela giocare abbastanza decentemente. Mentre invece il secondo avversario è Elena. Elena praticamente verrà rilasciato in un combattimento a 3. Anche il Yellow Thornberry sarà rilasciato in un combattimento a 3, solo che la differenza sta nella battaglia del Thornberry. Bisogna eliminare il Thornberry per concludere la quest, mentre invece da Elena purtroppo bisogna eliminare anche i minion. Quindi capite bene che ovviamente avere la nuova Yuffie è sicuramente un vantaggio non da poco, ovviamente fatto apposta, ci mancherebbe altro. Ovviamente anche Elena sappiamo benissimo come funziona. Anche Elena possiede la stanza d'attacco e la stanza difensiva. Nella stanza d'attacco aumenta il suo attacco fisico e ovviamente diminuisce la difesa fisica e la difesa magica, mentre invece durante la stance di difesa diminuisce l'attacco fisico e l'attacco magico, però aumenta moderatamente la sua difesa fisica e difesa magica. Ovviamente l'attacco Fascinaton
Fascination infligge confusione a uno dei nostri alleati e poi ovviamente per come dire, essere più efficaci durante questa battaglia è consigliato ridurre la difesa fisica o ridurre anche l'attacco fisico del nostro avversario, perché ovviamente vi ricordo che Elena comincerà la battaglia con il lanciarvi la bomba e quindi di conseguenza socca. Ecco, mettiamola così, sono danni. Ecco, mettiamola così, per non essere volgari di prima mattina, sono danni. Che cosa serve quindi questo video? Questo video al solito serve per farvi vedere i setup iniziali, da dove poi potrete voi stessi cercare di modificare e portare al termine il combattimento nel miglior modo possibile. Io vi darò ovviamente soltanto un indizio. Ecco, già sono sceso di due posizioni, manco il tempo, ma ovviamente scenderò di tantissime posizioni perché come fuoco sono messo bene, però sono messo bene dal single target, quindi non credo di riuscire a fare tantissimo all'interno di Elena. Ciò che mi conviene paradossalmente qui è il yellow Tomberry, perché comunque una volta eliminato lui posso tranquillamente chiudere lo stage, quindi concentro tutta la mia forza offensiva su di lui e che Dio me la mandi buona. Per quanto riguarda ovviamente le sfide, abbiamo al solito i trial che ci consentono di allenarci e di capire come funziona bene questo evento, e poi successivamente abbiamo le free challenge, che sono quelle che possiamo personalizzare a nostro piacimento. I trial ovviamente sono lo stage numero 1 e lo stage numero 2, che una volta completati vi daranno ovviamente delle ricompense di default specifiche che dovrete fare una sola volta. Le free challenge invece avrete la possibilità di effettuare una daily free challenge che vi permetterà di raggiungere il vostro punteggio e in più darvi un bonus di 750.000 punti, quindi è come se un pochettino vi raddoppiasse il vostro score. Con Elena stessa identica cosa, sia la battaglia giornaliera, dove ovviamente vi consiglio di utilizzare il team che è in grado di completare comunque la sfida, perché dovrete comunque completare la sfida tramite questa battaglia, altrimenti non riceverete le ricompense. E poi successivamente avrete la free challenge sia di Elena che del Yellow Water, del Watermelon Tomberry, Yellow Watermelon Tomberry, che potrete comunque aggiustare e potrete sistemare un pochettino come volete. Io vi farò vedere entrambi i miei, diciamo, aggiustamenti iniziali e sarete voi, in base poi ai vostri personaggi, a cercare di modificare un po' la situazione. Per quanto riguarda Yellow Tomberry, che cosa dobbiamo dire? Io ho messo dei setup abbastanza normali che mi portano ad avere uno stage di livello 157, abbastanza buono direi, con un bonus totale del 685% di score in più. Con gli HP del nemico, che sono sempre la cifra più bassa per ovviamente riuscire a shottare o comunque riuscire a gestire al meglio il combattimento, anche perché già la differenza tra 300 e 1200 è evidente, anche i livelli sono evidenti, però io non possiedo tutti questi DPS d'acqua, ho soltanto Sephiroth e Cloud in teoria, tra cui Cloud anche senza il costume da marinaretto, e Sephiroth invece l'unico Water Arcanum che però ha degli overboost scandalosi, quindi avere già 300% di HP in più per me è tanta roba. E poi al solito tutte le altre cose sono sempre portate al massimo, quindi attacco fisico, attacco magico dei miei avversari al massimo, difesa fisica e difesa magica al massimo, debuff della resistenza alla difesa fisica al massimo, resistenza al debuff di difesa magica al massimo, danno non elementale subito dei nostri avversari meno 50%, quindi dovrete avere l'elemento giusto altrimenti farete meno danni. L'attacco up dei nostri avversari in generale è aumentato di più 2 di base, e poi il Force Gouge Drain Amount, che sarebbe la capacità praticamente di ritardare fondamentalmente i nostri attacchi, del 70%, e poi le abilità magiche costano più 2. Quindi se si vogliono utilizzare abilità magiche è come se si avesse una fatigue di default e quindi costano praticamente più 2.
E sono, questi sono tutti i potenziamenti massimi. L'unico potenziamento che non ho al massimo sono gli HP. Poi per il resto è tutto nella tier più alta possibile del combattimento. E questo è il team che ho utilizzato per l'evenienza. Infatti, come potete vedere, ho praticamente Sephiroth, l'unico Water Arcanum vero e proprio, Cloud e Zac invece, che sono due sub DPS che però se la giocano con la Black Whiskers, con Zac, quindi riduzione difesa fisica e riduzione resistenza acqua, e Cloud, che comunque possiede la Maritime e la spada di Monster Hunter, per comunque incrementare il proprio attacco. Sephiroth invece è buildato tutto fisico con danni acqua e danni AOE, che però non vengono assolutamente utilizzati, e vi faccio vedere appunto come gestisco io questo combattimento. Questo combattimento, a differenza di Elena, come vi ho detto prima, può essere rushato, in quanto solo il Tomb Harry deve essere attaccato, quindi non avete bisogno di attaccare gli altri, quindi concentrate direttamente il vostro attacco sul Tomb Harry, lasciate perdere i minion in questo caso. Con Zac e con Cloud ovviamente fate i vostri danni, come è giusto che sia, vedete, e lui praticamente ha la barra di concentration che deve essere buttata giù. Quindi cercate di resistere il più possibile. Ecco, Zac in questo caso mi aiuta molto perché... Ecco qua. E una volta buttata giù la barra... E ora in questo caso non l'ho shottato, peccato. Solitamente l'ho shotto. Ecco, qui Zac ha subito purtroppo un po' di danno. E siamo riusciti a buttarlo giù. Solitamente lo butto giù prima del suo attacco in generale. Infatti qua vedete Cloud ora probabilmente me lo considera morto, sempre al solito, perché in questi battle ranking c'è sempre quel minimo lag che un pochettino dà fastidio. Infatti non ho fatto record in questo caso, è sicuramente esatto anche per i danni che ho subito. Solitamente io faccio S e D, perché giustamente la one hit max damage non riesco ad avere un grossissimo danno, perché appunto non ho tutto sto gran DPS acqua. Qui chi ha Glenn, per esempio, può puntare molto in alto. Glenn è fortissimo come DPS acqua, è veramente tanta roba. E quindi questi sono i valori che dovete considerare per il vostro punteggio totale. Quindi il danno massimo effettuato con un colpo solo, i danni totali subiti durante il combattimento e il tempo impiegato per concludere la battaglia. Tutto questo verrà moltiplicato per il vostro appunto moltiplicatore e vi darà poi il punteggio che si aggiungerà a quello di base, e quindi avrete il vostro score. Questo invece è il punteggio totale che dovrete accumulare piano piano per andare avanti a ottenere ricompense. Vedete, i punti necessari per la prossima ricompensa sono altri 200.000. Già siamo a 3.500, quindi siamo decisamente più alti rispetto a quelli che mi ricordavo io come punteggi iniziali, quindi saranno probabilmente un 20 milioni, non lo so quanti sono effettivamente, ma saranno tanti a sto punto, perché si faranno comunque tanti punti, quasi 1 milione a run, più quelli giornalieri che vengono praticamente raddoppiati, quindi ci sarà veramente tanto da fare. Per quanto riguarda Elena, il discorso invece è diverso. Per Elena, come vi ho detto prima, bisogna praticamente uccidere tutti i vostri avversari, bisogna sconfiggere tutti i vostri alleati, i vostri avversari. Quindi non è esattamente come il Watermelon, si può rushare, ma bisogna farlo con intelligenza in questo caso. Infatti io in questo caso non ho aumentato gli HP degli avversari, perché aumentare gli HP degli avversari mi porta praticamente al morirci male, mentre invece tutto il resto l'ho aumentato. Quindi attacco fisico dei miei avversari ho aumentato del 1000%, difesa fisica e difesa magica ho aumentato del 350%, danno non elementale meno 50%, l'attacco up fisso dei miei avversari è di più 2, danni magici che io effettuo meno 30%, difesa fisica quando la battaglia comincia meno 1 per tutto il party. Non ho messo meno 2 perché vengo shottato praticamente subito, o comunque se non vengo shottato lì siamo, cioè proprio veramente manca poco.
Durata dei debuff applicato agli altri meno 50%, e poi il mio gauge dei comandi che si riempie rallentato del 70%. Per uno stage level 150, bonus 650% massimo, e il team che in questo caso ho utilizzato è praticamente molto simile, solo che in questo caso abbiamo una variante di fuoco fisico-magico che mi penalizza tanto. Mi penalizza tanto perché non ho appunto dei DPS AOE, in questo caso fuoco, perché c'è solo Yuffie, che comunque è molto forte fisicamente parlando AOE. Qui abbiamo la nostra Elena che si presenta. Anche qui potete targettare Elena inizialmente. Ovviamente fate attenzione, perché la prima cosa da fare è proteggersi, dato che lei comincia il combattimento sempre con la granata che viene lanciata, e vedete già quanti danni praticamente mi è riuscita a fare. E nel momento in cui riusciremo a cambiare la stance, incominciamo a fare i danni anche noi. Sephiroth è l'unico AOE che praticamente possiedo, quindi Sephiroth mi consente di fare danni AOE, facendo anche una buona quantità di danni in realtà. E come potete notare, Elena praticamente subito eliminata, e poi i nemici che cerco di eliminarli anch'essi il più velocemente possibile. Potrei provare ad aumentare leggermente gli HP degli avversari, ma so che il risultato potrebbe essere meno soddisfacente di questo. Quindi ho puntato anche in questo caso ad essere il più efficiente. Ah, nuovo record addirittura, in 728.000 in questo stage però, perché 730 e passa non l'ho fatto come record nell'altro, quindi figuratevi che appunto... No, volevo farvi vedere, ho miscliccato. Va bene, qui abbiamo preso altri punti, altre ricompense, e quindi come potete notare anche questo è ovviamente... fanno parte queste delle, vedete, delle total points, quindi i punteggi totali mi daranno altre robe. E qui, se volete, potete modificare in tempo reale, potete modificare in tempo reale, quindi io potrei fare anche così, vedete, e praticamente ritentare la battaglia, però con senza dover necessariamente uscire dal combattimento. Posso cambiare i valori praticamente da subito, quindi anche in questo caso, come potete notare, io combatto. Ora qui al solito ci prepariamo alla difesa. Questo purtroppo è infamissimo, perché questo primo attacco, sopravviverci non è semplice. Ecco, qui non mi ha cambiato la stance, benissimo, quindi l'attacco sarà molto più debole. Ecco, vedete già i danni, comunque sia, sono molto più deboli. I miei avversari fanno danni AOE anche loro in modo pesante. Vedete, è già... vedete, notate come praticamente già Zack è morto. E il tempo che le fa la combo praticamente mi sciotta. Vedete già la differenza con poco più del 500% di danni è evidente. Vedete, anzi, 500% in più di HP è evidente. Quindi non si riesce effettivamente a fare niente, letteralmente, perché boom, nel momento in cui venite attaccati siete praticamente morti. È vero che io potrei mettere un curatore per cercare di risolvere la situazione, ma vi ricordo sempre che, trattandosi di un battle ranking, bisogna essere più veloce possibile. Quindi se riuscite a essere veloci è molto meglio rispetto al curarvi e proteggervi, se ovviamente avete intenzione di rushare. Questo è tutto quello che c'era da dire su questo evento. Spero che il video possa esservi stato utile. Al solito potete farmi sapere quali sono i vostri setup anche su Discord. Ci trovate praticamente a parlare e discutere di strategie. Avete tutti i miei contatti in descrizione. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto il video. Vi aspetto con un prossimo appuntamento e ci si becca alla prossima. Bye bye!